outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, it doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. Oh, let it snow. All the way home I'll be warm. All the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, I'm still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow. Scusatemi, ma chiudi questa cazzo di camicia! È per il boom! Sugar to kiss.
basta! Oh Cristo, anche io invece. Basta! Vai tranquillo, la Valentina. C'è il flash all'ossigeno? No, sto facendo un video. Sto facendo un video. Maria. Si può? Oh, scusatemi, ma un minimo lo devo fare, cioè. Dove sono? Dov'è il resto? A quel paese. Sapessi quanta gente che c'è sta. Ma Eugenia, è il mio lavoro, non è che posso. Per primo cittadino e amico mio, tutti gli eghette ci ho mandato io. E va, e va. Tu passi, non c'è lei che mi sta rincontrando. Io ti vengo dietro. Nader, qualche parola? Siamo ben. Ciao. Non abbiamo provato niente, non abbiamo... questa è la prima prova, tra l'altro è anche così tosto, io non so come faremo. Tu che fai? Io riprendo il mio lavoro. Ma è il tuo lavoro? Mi sa che quella finta. Eccolo. Alessandro, lo sappiamo se vuoi farti riprendere. Ma scusa, ma vedi, rompi coglione la gente, non vuoi che la vedo a te. Sì, infatti. Ma è il mio lavoro, non è che posso fare. No, è stressante. Le cose. Qui c'è gente che lavora. Non ti danno in cambio. Che cazzo, qui c'è gente che lavora. Non lo so, niente. E poi c'è tutto. E poi sono io. Può darsi. No, ma c'è la foto. Lights are way down low, so let it snow, let it snow, let it snow, let it snow. Thank you.
Il Brasile non è solo uno stato distante migliaia di chilometri da qui, è come essere in un altro mondo. Purtroppo però sono molte le cose per le quali sembra di non essersi spostati da casa. Casse di Coca-Cola, Pepsi e prodotti della Nestlé riempiono gli scaffali del piccolo mercato di Uruguretano. Una delle preoccupazioni più comuni nella cittadina è il lavoro nelle fabbriche di scarpe, naturalmente di marca americana, dove i lavoratori guadagnano meno di 150 euro al mese. Il grave problema è che non hanno idea di essere sottopagati. Dal balcone della casa asilo, costruita da Irma e Paolo Riccardi, la visione si fa più chiara. Case e case, costruite senza finestre, ammassate l'una contro l'altra, che sembrano una pura legge storicella, con un particolare, a nessuna manca l'antenna parabolica. Persone che a stento riescono a saziare la fame della sete, si indebitano per acquistare molti elettrodomestici, naturalmente pubblicizzati sia all'inverosimile dei media locali. La televisione, con il calcio e innumerevoli fictions, annebbia la mente di un popolo che in pochi secoli si è ritrovato catapultato in una società che l'Europa, invece, ha avuto alcuni millenni di tempo per sviluppare. Il lavoro degli Riccardi è un tentativo di rottura con questo sistema, con l'intento di aiutare le fasce più disagiate della società, in particolare i bambini, che vengono lasciati loro stessi. Si preoccupano della loro alimentazione e della loro igiene per fornire loro una protezione contro le innumerevoli malattie che colpiscono le persone deboli. Speriamo di potervi far arrivare almeno un po' di quanto noi abbiamo ricevuto dal Brasile, attraverso queste poche parole, testimonianza di quella che per noi è stata un'esperienza unica che ci rimarrà nel cuore per tutta la vita. Un grazie speciale a Irma e Paolo per averci dato questa grande opportunità e a voi per aver letto tutto il testo senza commentare. Brasile. Nenhuma palavra para lembrar sua saudade no nosso coração. Brasília, nenhuma palavra para recordar só a nostalgia no nosso coração. Anche que estamos aqui com nós, em questa serata, a ricordo de duas ragazze que 10 anni fa, purtroppo, ci hanno lasciato. Noi abbiamo cercato di portare avanti le loro intenzioni, le loro idee, il loro messaggio. Siamo andati in Brasile, dovevano andare loro, ma non hanno fatto tempo. E come ho detto, ci hanno lasciato a noi l'Italia. Abbiamo cominciato con piccole cose, adesso abbiamo un asilo che ospita, sono iscritti 70 bambini, e tanti vorrebbero ancora venire, essere accolti, però non c'è la possibilità. Sono bambini che hanno bisogno di tutto, sono bambini che vivono normalmente sulla strada. Noi non possiamo fare miracoli, non possiamo fare più di quella piccola goccia che è nelle nostre possibilità. Però vedere la felicità, la gioia, le emozioni che danno a questi bambini è una cosa indescrivibile. Bambini che non chiedono niente, vengono vicini per essere presi in braccio, per avere una carezza, per sentire una parola di affetto. È una cosa che tocca veramente il cuore. E io chiedo a voi tutti di poter continuare, di essere sostenuti in questo cammino e di poter continuare, perché non è con le parole che posso dimostrare quello che si prova ad essere a contatto con questi bambini, non si può. Grazie.
Direi sbrighiamoci. Io ho due colleghe stasera, scusate l'abbigliamento, ma rimetti il ruolo prima possibile. Bravo Nade! Colleghe splendide e devo trovare il modo di presentarle. Paolo, dammi una mano. Paolo, niente. Allora, due bacchette. Ed è con grande, grandissimo piacere che vi presento Giorgia e Ilaria. Yeah.